qui non si muore. E basta c'è mia vita che qua non si muore. Ma manca tanto buona scapola. È uno degli appuntamenti, dei tanti appuntamenti che abbiamo voluto mettere in campo nel periodo di bassa stagione a partire da dicembre, con dei concerti nelle chiese e non solo in chiesa. Continua stasera, dopo ieri sera a Castellabate, questa visita teatralizzata, ma questo anche soprattutto nell'ottica non solo di destagionalizzare, quindi di attrarre pubblico in bassa stagione, turisti in bassa stagione, anche per offrire delle attività per coloro che sono già a Castellabate, ma soprattutto per far conoscere altre zone del comune di Castellabate. Noi stasera siamo nel borgo marinaro di San Marco di Castellabate, in una via storica che è via Marina, e stasera sarà aperto al pubblico uno dei palazzi più belli di San Marco di Castellabate, che è appunto Palazzo De Angelis. Senza dimenticare che la settimana scorsa ci sono state le giornate nazionali del FAI, quindi anche nell'ottica della valorizzazione di tante emergenze culturali che ci sono nel comune di Castellabate, e noi andiamo in questa direzione. Non finisce qui, perché il 30 aprile, sempre nell'ambito di Castellabate, il luogo dell'incanto, ci sarà una serata musicale folcloristica con le ninfe della Tamurra. Il 19 maggio avremo invece un importante spettacolo teatrale con Ettore Bassi, il sindaco pescatore, dedicato appunto a Angelo Vassallo, il sindaco che fu ucciso alcuni anni fa, un'iniziativa molto ma molto importante sotto vari punti di vista. E termineremo alla grande con il recital di Giancarlo Giannini il 1 giugno a Villa Matarazzo. Continueremo l'anno prossimo, perché parteciperemo altri, se ci saranno, ma credo che ci saranno altri finanziamenti della regione Campania, cofinanzieremo altre iniziative sempre nello spirito di allungare la stagione turistica. Questa iniziativa rientra in un progetto culturale più ampio per la destagionalizzazione. Castellabate, luogo dell'incanto, per il quale ringraziamo naturalmente il direttore artistico, che è Gerolamo Marzano, l'assessorato alla cultura di Castellabate con Luisa Maiuri, il comune di Castellabate che ci ha consentito di realizzare anche un sogno artistico che avevamo da tempo. Sono 6 scene in cui noi ricostruiamo, con un pretesto che è lo Ius Prime Noctis, ricostruiamo la storia del Cilento. Tra a me, a Medio Colella, c'è Mariella Boiano, che è la promessa sposa. C'è Tello Caratù, il capocomico della compagnia, che invece è il promesso sposo. C'è Marco Ciullo, che avrà diversi ruoli. E poi c'è Orlando Di Scola, quello che pretende il diritto della prima notte. Un'altra storia triste.